chiediamo al sindaco un contributo della città di Lamezia a questa iniziativa della regione di concertare un pochino la nuova programmazione 21-27, sindaco. Sì, è importantissima, a mio parere è un'iniziativa assolutamente condivisibile, perché credo che l'incontro sia col partenariato sia con gli enti locali, che bene o male conoscono le sofferenze dei propri territori e soprattutto le necessità dei propri territori, siano importanti. La Calabria è chiaramente ad una svolta, perché tanti anni nei quali vi è stato un po' un utilizzo non particolarmente proficuo dei fondi, un ritardo nell'utilizzo dei fondi, un'incapacità quindi di poter affrontare in maniera proficua quelle che sono le opportunità che a territori come i nostri vengono ad essere dati. Oggi invece si parte in questa calda giornata di fine luglio, ma si parte con idee, mi auguro, chiare, con voglia e con determinazione di fare anche in tempi brevi. Quindi noi ascolteremo e cercheremo di apportare tutti i contributi che gli enti locali e i sindaci, quali avamposto dei territori, riescono a rappresentare. Certo, dobbiamo avere un'inversione di tendenza. La Calabria è una terra che purtroppo, per l'assenza di tante risposte, oggi ha una preoccupante desertificazione abitativa, è scesa sotto la linea storica dei 2 milioni di abitanti, ma purtroppo il numero continua ad essere in senso e in segno negativo. Una regione che ha un'estensione abbastanza importante, ma che oggi fa andare via tanti giovani perché non vi sono prospettive di sviluppo. Bene, Lamezia Terme ha un importante aeroporto, anche l'aspetto del turismo, anche legato comunque al commercio dell'attività portuale. Assolutamente sì, Lamezia resta la città cardine per la Calabria sotto il profilo infrastrutturale, è una città che oggi è interessata anche da importanti progetti di sviluppo, quale ad esempio quello che è il collegamento tra la stazione di Lamezia Terme Centrale con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, dove in fase avanzata la progettazione proprio per la modalità di collegamento. Vi sono importanti anche iniziative che riguardano proprio la stazione ferroviaria, che è di particolare importanza, e anche l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che pre-Covid aveva dei numeri di passeggeri, pensi che nel 2019 ha avuto comunque 2.969.000 passeggeri, quindi aveva toccato quasi la soglia dei 3 milioni, ha necessità di investimenti anche in infrastrutture, ha necessità di investimenti della nuova aerostazione, e poi Lamezia Terme, proprio per la centralità della quale dispone, intende coronare un sogno che diventa sogno di sviluppo dell'intero territorio regionale, quello di un importante porto turistico. Su questo si sta lavorando tanto, vi è la disponibilità anche del sito e anche dei terreni dove un'importantissima iniziativa potrebbe realizzarsi, quindi noi confidiamo comunque di poter avere tanti apporti per quanto riguarda tutti questi aspetti di possibile sviluppo, che partendo dalla mera città di Lamezia Terme, per la sua centralità inevitabilmente diverrebbero sviluppo dell'intera regione e crediamo anche di un intero bacino del Mediterraneo.